Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non ci fosse stato il pronto intervento di un insegnante a salvare la vita ad un tredicenne di Sulmona. È accaduto ieri mattina alla scuola media Ovidio. Erano le 11 circa quando, durante una lezione di motori all'esterno dell'edificio, il giovane, mentre cercava di recuperare il pallone che era uscito fuori dal campo, ha rischiato di rimanere sgozzato, in quanto non si era accorto che davanti a sé c'era un filo di ferro che sosteneva la rete. Il ragazzo è andato a sbatterci con la gola, rimbalzando all'indietro e cadendo ha sbattuto la testa. Ha subito perso coscienza e non respirava più, con la lingua che gli era andata indietro. Sono stati momenti davvero terribili. Ad evitare il peggio, l'intervento dell'insegnante di educazione fisica Salvatore Fonte, che ha applicato subito sul ragazzo il massaggio cardiaco, riuscendo a tirargli fuori la lingua. Il tredicenne, che frequenta la terza media, è stato condotto con urgenza in ospedale, dove gli è stato riscontrato un vasto ematoma all'altezza della gola. Siamo al telefono con la mamma del ragazzo. Signora, innanzitutto le chiedo come sta suo figlio. Il mio figlio, ringraziando Dio, in questo momento sta bene, però se l'è vista brutta. Senta, ci può raccontare di preciso cosa è accaduto? In pratica lui stava giocando a basket, stava facendo attività fisica col professor Fonte. E lui stava rincorrendo la palla, purtroppo non ha visto il filo di ferro che sorregge le porte del campo di calcetto. E gli è sbattuto il filo, in pratica gli è sbattuto alla gola. La fortuna che l'ha preso proprio sotto il mento, non è andato un centimetro più giù, perché sennò altrimenti mio figlio a quest'ora non c'era più. Io devo ringraziare soltanto il professor Fonte che l'ha rianimato, che ha fatto il massaggio cardiaco, l'ha rianimato e mio figlio è vivo. Però mi chiedo, possibile che il comune di Sulmona non ha 200 euro per aggiustare quel campo? Quella scuola è tutta una buca, fuori la scuola ci sono buche, sono anni, anni, aspettano sempre che succeda l'imparabile per fare i lavori. E ma è possibile? Adesso vogliono addossare la colpa al professore che ha portato il ragazzo fuori. No, la colpa non è del professore. Io gli dovrò fare un monumento a quel professore che ha salvato mio figlio. Solo questo dico e basta. Certo, quindi è intervenuto subito il professor Fonte e per Sì. quanto riguarda invece il personale della scuola, anche gli altri bisogna dire che si sono Tutti i adoperati per professori, prestare le bidelle, soccorso. la signora Lea, io non ho parole per ringraziarli, io non ho parole per ringraziarli. Mio figlio è vivo per miracolo, però il comune di Sulmona deve prendere provvedimenti perché quello che è successo a mio figlio non deve succedere più, perché noi mandiamo i figli a scuola. Per loro la scuola deve essere una seconda casa, ci deve essere sicurezza. No, uno manda il figlio a scuola e poi arrivano le telefonate che il figlio sta male. Io non sapevo se era mio figlio, era vivo o morto, perché quando sono arrivato ho trovato un frastuono, tanta gente, chi piangeva, nessuno che mi faceva avvicinare, quindi ho pensato al peggio. E non Certo. voglio che altre mamme, altri papà subiscano quello che abbiamo subito ieri mattina io e mio marito. Certo, adesso l'importante è che comunque le condizioni di suo figlio sono in miglioramento. Ecco, fin quando dovrà rimanere in ospedale, è possibile saperlo? Non lo sappiamo, ancora ci dicono niente, non lo sappiamo. Però lui sta bene, è tornato il rompiscatole di sempre, quindi È cosciente di da questo? raccendere un cero alla Madonna e basta. È cosciente di quello che è accaduto oppure non gli avete Non ancora ricorda raccontato nulla, lui nulla? ricorda solo da quando è uscito dall'attacco. Basta, del resto non ricorda nulla, anche se lui era cosciente, ha riconosciuto mio marito, ha riconosciuto il papà del medico, che è il papà di un suo amico, ha riconosciuto tutti, però lui non ricorda, non ricorda, non ricorda niente, forse anche per fortuna, non ricorda niente. Sono dunque ancora tante le questioni rimaste in sospeso al fine di tutelare la sicurezza degli alunni che in questo caso non c'è stata. I familiari del ragazzo stanno anche pensando di agire legalmente contro il comune.
ci dovrò pensare, se non vedo che cominciano a fare qualcosa per quella scuola, per quei campi, perché io devo ringraziare che c'era un adulto con mio figlio, perché lì ci vanno a giocare anche quando non ci sono i professori durante il pomeriggio, perché lì dentro è tutto, cancello rotto, porte rotte, tutto rotto là, quindi ci vanno a giocare lì come al campetto Linus, pieno di bottiglie, vetri rotti, di tutto di più, siringhe, di tutto c'è là, di tutto. Quindi la fortuna che c'era un adulto, perché se con mio figlio non c'era un adulto, era di pomeriggio che era andato lì a giocare con gli amici come di solito fanno, mio figlio era morto.